Cercherò di essere brevissimo per dare spazio poi alle eventuali domande che dovessero essere fatte da chi è interessato a procedere su queste misure, che sono quelle gestite da Unioncamere. Le misure sono quelle della linea B, in particolare la B21 e la B23, che sono dirette comunque alle piccole e medie imprese, e la B22 che è diretta agli enti pubblici, in particolare agli enti che sottoscrivono, insomma, promuovono partenariati pubblico-privato. Le misure B21 e B23 sono misure molto simili quanto ai regimi di aiuto che sono offerte. La misura B21 prevede interventi a favore delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, ma in questi ambiti, quindi possono partecipare anche imprese del terzo settore, però relativamente a questi ambiti. Ecco, la dotazione complessiva della misura è di 60 milioni di euro e, come dicevo, è diretta a piccole e medie imprese, a reti di imprese, ma a reti soggetto, quindi reti costituite con personalità giuridica, imprese sociali e società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche, infine enti religiosi civilmente riconosciuti. Ambedue le misure, la B21 e la B23, quindi la B23 terzo settore, quindi riserva per il terzo settore, prevedono due, diciamo, sottomisure, una sottomisura dedicata alle nuove imprese e una sottomisura dedicata alle imprese già costituite. Ecco, per le nuove imprese o le imprese in avviamento, come vengono definite nei regolamenti europei, è previsto un programma di spesa da 200.000 a 800.000 euro e sono previsti aiuti fino all'80% dell'importo del progetto ammesso. Sono ammissibili sostanzialmente tutte le spese immaginabili, compreso le consulenze tecniche, e sono previste anche delle spese di avviamento nella misura di 20.000 euro. Quindi diciamo c'è una grande flessibilità, e anche prevista l'acquisto di immobili e l'acquisto di terreno, quindi nei limiti, diciamo, che vedete sulla tabella. Quindi c'è grande flessibilità e contributi molto elevati. Come si riesce ad avere, diciamo così, questo contributo in conto capitale molto elevato? Combinando più regimi di aiuto. Quindi, se stiamo in aree ricadenti nelle cosiddette zone C, lettere C, allora abbiamo un contributo base di 600.000 euro, al quale si può assommare poi un de minimis o un quadro temporaneo ucraina. Insomma, la sostanza è questa. Combinando più regimi di aiuto disponibili, si riesce a raggiungere l'80% dell'importo massimo del progetto ammesso. Quindi questo è molto importante e, diciamo, è importante, e questo è previsto anche nei formulari, combinare più diversi d'aiuto. Questo in particolare per le aree che non sono zona 3C. Quindi si parte da un aiuto di 400.000 euro, a cui può essere aggiunto il TF Ucraina o può essere aggiunto il de minimis. Quindi è garantito comunque il raggiungimento dell'80% a fondo perduto. La particolarità delle misure gestite da Unioncamere è che non è previsto il mutuo, quindi non è prevista una procedura bancaria, ma sono previsti contributi in conto capitale in maniera molto elevata. Quindi diciamo le misure in Invitalia raggiungono la stessa elevazione, lo stesso contributo elevato, però con una parte a mutuo. Le nostre misure prevedono direttamente il contributo in conto capitale. Previsto anche il finanziamento di agriturismo, e questa è una novità, anche per l'avvio di nuovo agriturismo, a condizione che le opere siano strettamente riservate alla parte turistica. Quindi diciamo, bisogna avere anche qui l'abilità di concepire un progetto dove i vari ambienti hanno decisamente una connotazione turistica. Ovviamente la ricettività è una diretta diciamo, connotazione turistica, la parte ristorazione, diciamo, proporzionata in qualche modo alla parte ricettività è chiaramente turistica, una sala soggiorno è direttamente turistica, un'attrezzatura esterna, una piscina è direttamente turistica. Non è direttamente turistico un ambiente per la vendita, però vi sono ambienti turistici che possono essere, insomma, anche qui ci vuole un'abilità
diciamo, nella presentazione del progetto, nella formulazione del progetto, che alimenti e aumenti la flessibilità del finanziamento. Andiamo alla misura, alla parte consolidamento e sviluppo, quindi per le imprese consolidate che hanno già dei bilanci, il finanziamento massimo è di 1.500.000 euro, si parte da 300.000 euro. E qui diciamo, abbiamo anche qui opere murarie, l'acquisto di terreni, immobili, le spese di avviamento, quindi anche le consulenze. Diciamo, c'è tutto il panel possibile e immaginabile delle spese ammissibili. Andiamo a vedere gli aiuti previsti. Anche qui abbiamo gli aiuti previsti per la lettera Massimo. C, e diciamo anche. Ovviamente qui chi è in lettera C può arrivare al 50%, chi non è in lettera C arriva al 35%, parlo delle piccole imprese. Però anche qui, diciamo così, questi sono gli aiuti, diciamo, direttamente per la parte turistica della misura. Per la parte turistica della misura, questo è il quadro degli aiuti. Bisogna avere anche qui l'abilità di combinare insieme l'aiuto di cui al 107.3C, il quadro temporaneo Ucraina e il De Minimis. Combinando questi tre possibili regimi di aiuto, si arriva ad avere un aiuto medio del 70%. Quindi bisogna avere la capacità, e qui se consultate le FAQ, vi sono degli esempi su come combinare i vari aiuti. Poi abbiamo l'aiuto per le attività culturali, quindi per le imprese che rientrano nella definizione di imprese creative e culturali, abbiamo il 53 GBR, sono previsti aiuti fino all'80% dell'importo del progetto, e per le imprese sportive invece fino al 70% dell'importo del progetto. Anche qui c'è un aiuto per l'agriturismo che può essere o il De Minimis o il quadro TFR Ucraina. Quindi fino a 500.000 euro, sempre all'80%. Quindi, come vedete, abbiamo aiuti settoriali e possibilità di combinare sull'aiuto settoriale specifico il TF Ucraina e il De Minimis. Quindi, qui la raccomandazione importante, che vale anche per la 2-3, è importante saper combinare le tipologie di aiuto messe a disposizione su diversi costi ammissibili, in modo da massimizzare l'importo complessivo del contributo a fondo perduto. Io andrei decisamente alla misura 2-3. La misura 2-3 è dedicata specificatamente al terzo settore, anche se non esclusivamente al terzo settore, quindi riguarda tutta la filiera del turismo, la filiera ricreativo-culturale, ma anche l'inclusione sociale, e tutte le misure che riguardano il sociale, quindi l'inclusione, l'innovazione sociale, il rilancio abitativo, gli enti coinvolti sono gli enti del terzo settore, le start-up innovative, gli enti no, non commerciali, le ONLUS e gli enti, le associazioni di volontariato. Possono beneficiare anche agenzie per il lavoro e enti formativi, le imprese sociali che svolgono attività agricole finalizzate all'inclusione sociale, anche qui la parte che è imputabile all'inclusione sociale, quindi una parte ricettiva, una parte ricreativa, anche il campo sperimentale, però la parte che sia decisamente individuabile come dedicata all'inclusione sociale. Quindi sono ammessi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli enti iscritti all'albo del Servizio Civile Universale. Lo stanziamento di 40 milioni di euro, ecco qui l'insieme dei servizi finanziati, quindi servizi alla comunità, alla persona, servizi per l'orientamento, l'occupabilità, l'inserimento lavorativo, servizi di manutenzione, salvaguardia, recupero e valorizzazione dei beni storico-culturali, creazione e allestimento di spazi per smart co-working, promozione di iniziative di contrasto alla proprietà, alla povertà educativa, avvia consolidamento di attività economiche di impatto sociale ad alto valore aggiunto ambientale e sociale. Ovviamente qui abbiamo un problema per le imprese del terzo settore, diciamo, o le altre imprese che sono qui state descritte, a riconoscersi, diciamo così, in quello che è un piano di impresa, ma purtroppo noi stiamo dando non dei contributi, ma sono dei regimi di aiuti. Quindi devono rispondere alle norme nazionali e comunitarie relative ai regimi di aiuto.
quindi presentare a forma di bilancio. Abbiamo cercato di andare incontro in tutte le maniere, diciamo, anche con dei chiarimenti. Quindi vi invito a consultare le FAQ dei chiarimenti prima di passare alla compilazione del piano d'impresa. Avete visto che nel piano d'impresa, per chi non ha dei bilanci riconducibili, diciamo, alle voci di bilancio standard, questi possono essere ricondotti da un commercialista o da un revisore dei conti a bilanci standard. Insomma, abbiamo cercato di fare di tutto, di avere la necessaria flessibilità, fin dove era possibile, per venire incontro a soggetti che certamente hanno difficoltà a riconoscersi nel terzo settore e a compilare un piano d'impresa dove addirittura vi deve essere un rendimento di quello che si va a fare. Questo perché è necessario dimostrare un cardine, diciamo così, dei regimi di aiuto, la sostenibilità dell'attività che si va a finanziare, la sostenibilità nel tempo che per il terzo settore è stata prevista in 3 anni. Nel 2.1 invece è in 5 anni. Quindi bisogna mantenere l'investimento in funzione per 3 anni dopo la conclusione, diciamo, e l'avvio dell'investimento stesso. E questo si può fare se ovviamente ciò che si è realizzato, il servizio che in questo caso si è realizzato, è un servizio di per sé sostenibile, quindi che ha la capacità di avere un bilancio che sia in sé sostenibile, quindi che produca il reddito, i riscontri, diciamo, finanziari necessari per sostenere l'investimento. Quindi consiglio sia alle imprese che vogliono candidarsi sulla 2.1 che quelle che si vogliono candidare sulla 2.3 a consultare le FAQ, perché abbiamo via via dato chiarimenti che aprono, che facilitano, che semplificano. Come ho detto prima, le misure gestite dall'Union Camera non prevedono finanziamento, ma prevedono solo contributo a fondo perduto. Naturalmente nel piano finanziario bisognerà dare prova della capacità di finanziare la parte a proprio carico, cioè quello che viene chiamato il cofinanziamento privato. Quindi questa capacità va dimostrata, vanno assunti degli impegni. Impegni che vanno assunti attraverso delle dichiarazioni sostitutive in sede di presentazione della domanda. Quindi questo è un altro aspetto e caratteristico dei bandi Union Camera. In sede di presentazione della domanda non vanno presentate preventive, non vanno presentate autorizzazioni, non vanno presentate attestati bancari, vanno fatte solo le dichiarazioni. È chiaro che in sede di convenzione e soprattutto in sede di prima erogazione vanno adempiute, diciamo, a tutti quelli che sono gli adempimenti tradizionali di una concessione di un regime d'aiuto, quindi la dimostrazione di avere effettivamente la disponibilità delle risorse necessarie, la dimostrazione di avere un progetto firmato da un soggetto che ha la responsabilità di firma, insomma, tutti quegli adempimenti che naturalmente sono stati dichiarati, che in qualche maniera vanno dimostrati. Sul piano finanziario, diciamo, al di là, diciamo, della dimostrazione della capacità di quello che si è dichiarato, quindi, diciamo, se l'associazione ha dichiarato che in qualche maniera vi sono dei soci che conferiranno, bisogna attestare e dimostrare che i soci conferiranno realmente. L'unica dimostrazione è che si versa il 10% nel caso della 2.3 del proprio cofinanziamento sul conto corrente vincolato. Quindi questo è l'unico apporto finanziario immediato che va fatto. Dopodiché tutti gli stati di avanzamento possono essere fatti su presentazione di fatture non quietanzate. Quindi il primo stato di avanzamento è fatto su fatture non quietanzate, il secondo avanzamento bisogna dimostrare di aver quietanzato il primo stato di avanzamento e fatture non quietanzate per il secondo. Quindi si va sempre in anticipazione. Ecco. Quindi io mi limiterei a questo per le misure relative agli aiuti e passerei alla misura 2.2, che è la misura destinata agli enti pubblici. Quindi la misura recita contributi destinati a soggetti pubblici per accordi e partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico. È una misura che ha una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro, è dedicata agli enti locali in forma singola aggregata, ma anche agli altri enti pubblici di cui all'elenco nazionale degli enti pubblici. Quindi è un contributo dato fino al 100% dell'importo
dell'investimento, e qui bisogna dire che l'investimento può anche essere superiore, diciamo così, in questo caso, cioè quindi il contributo può essere inferiore all'importo del progetto, laddove il progetto sia finanziato o con altri fondi dell'ente o con fondi del partner privato. Quindi i comuni possono presentare fino a quattro progetti, partecipare alla presentazione di quattro progettualità, due direttamente e due come capofila, i soggetti privati, uno come capofila e uno come componente di aggregazione proposta dagli altri enti. I partner privati, sia sotto la forma, diciamo, della concessione prevista, sia sotto la forma del partenariato speciale di cui parlerò, devono essere individuati, non contrattualizzati, individuati in sede di presentazione del progetto. Quindi vediamo che cosa riguarda. I progetti devono essere frutto di una strategia progettuale che si concretizza nell'individuare un recupero di un bene pubblico, preferibilmente di un bene storico-culturale, ma anche di valorizzazione di beni diffusi sul territorio, che vengono utilizzati per la creazione di servizi che siano in grado poi di mantenere la gestione in vita, la gestione prevista di questo bene. Cioè l'obiettivo della progettualità non è solo quella limitata al recupero o alla valorizzazione, ma a creare servizi che utilizzano l'investimento fatto in recupero o in valorizzazione, che utilizzino e quindi siano in grado di mantenere nel tempo, diciamo, i risultati ottenuti attraverso l'investimento. Questo come si fa? Con un impegno alla gestione. Quindi l'obiettivo di tutto è costituire dei servizi con valore aggiunto tale che possano poi essere gestiti e mantenuti in gestione per almeno 5 anni dal completamento dell'investimento. Naturalmente, diciamo così, la linea prioritaria è quella del partenariato pubblico-privato, però diciamo, è mantenuta anche l'opzione che l'ente pubblico possa gestire direttamente, però in questo caso devi dimostrare dove trovare risorse, sia per risorse di personale, sia le risorse finanziarie per, diciamo, la fase di messa a regime, diciamo, della gestione, perché è chiaro che è una gestione che va a regime dopo un determinato periodo di tempo, diciamo, quindi come qualsiasi esercizio di attività economica. E quindi deve dimostrare di avere queste capacità, quindi sia professionali, sia di risorse di personale che di risorse finanziarie per la messa a regime del servizio creato. Le possibilità di intervento sono notevolissime. Vi ho accennato, diciamo, che sì, che procede con un partenariato. Il partenariato previsto è un partenariato speciale previsto dal codice degli appalti, dall'articolo 151,3, che è stato recepito nell'ordinanza commissariale che approva i bandi e che è stato ampliato dai beni storico-culturali anche al turismo e alle risorse turistico-culturali e ricreative. Quindi, diciamo, l'ambito non è più strettamente legato al singolo bene culturale, ma è stato allargato al paesaggio e a interventi a carattere turistico-culturale e ricreativo. Quindi è una misura del tutto eccezionale che ovviamente fa sì che questo partenariato, che è un partenariato molto semplificato, diciamo, possa essere applicato ma solo per i progetti che vengono finanziati. Quindi non è immaginabile che questo partenariato possa essere esteso ad altre tipologie di progettualità o di altre attività. Naturalmente resta sempre la forma del partenariato prevista dal codice degli appalti, però limitata alla valorizzazione dei singoli beni culturali. Qual è la caratteristica di questo partenariato? Che è una forma di collaborazione, sempre tra pubblico e privato, che ha due modalità di costituzione, una formula discendente e una forma ascendente. La forma discendente è quella in cui l'ente pubblico ha già un'idea di sviluppo, di valorizzazione del suo patrimonio storico-culturale o ambientale e, diciamo così, emette un bando in cui chiede a dei soggetti privati
se vogliono divenire partner, di qualificarsi per divenire partner nel progetto di valorizzazione, che però è stato nelle sue grandi linee individuato già nell'ente, dall'ente nel bando. Quindi il privato a quel punto, o i privati, presentano delle loro proposte, le proposte vengono esaminate nell'ambito della procedura pubblica che è stata indetta e viene poi selezionata la proposta che è ritenuta più vantaggiosa per l'amministrazione. Naturalmente la proposta può prevedere anche più partner perché il progetto prevede anche più iniziative. Ecco, le più iniziative sono riferite al fatto che vi possono essere iniziative che riguardano territori diversi nell'ambito di un'aggregazione o addirittura iniziative che richiedono partenariati specifici totalmente diversi. Quindi in questo caso il progetto si configura in più iniziative e quindi anche in più partenariati. L'altra forma è la forma ascendente in cui c'è un soggetto privato che individua la possibilità di valorizzazione e la propone all'ente pubblico. In questo caso l'ente pubblico, se ritiene la proposta valida di gradimento, insomma compatibile con i propri orizzonti programmatici, emette un bando nel quale dice ci sono altri soggetti che vogliono partecipare, diciamo che vogliono fare proposte in questa materia. Riceve le proposte, le eventuali altre proposte, le esamina, se le ritiene, sceglie fra la proposta originale e le altre proposte che ha ricevuto, quella che ritiene più soddisfacente. Quindi queste sono le due modalità del partenariato. È previsto che la pubblicazione avvenga per almeno 30 giorni, quindi vi sia un minimo di pubblicità. È una forma molto semplificata, molto flessibile, che consente poi, diciamo, al partner prescelto. Naturalmente qui il bando deve essere fatto in un certo modo, siamo nell'ambito del codice degli appalti, quindi diciamo se il partner deve eseguire dei servizi, quindi partecipare alla realizzazione degli interventi eseguendo dei servizi, quindi è esclusa l'edilizia, stiamo parlando di servizi, il bando è rivolto a partner per gestire dei servizi. E questi l'offerta deve contenere anche in qualche maniera un riferimento economico perché il privato possa poi eseguire la parte dei servizi di realizzazione, diciamo, del progetto che a lui compete. Quindi siamo sempre nell'ambito del codice degli appalti. Questo punto io avrei terminato. Se vi sono delle domande, sono a disposizione. Grazie.